Non è ancora divenuta rarefatta l'area di passione galleggia attorno a Tirrenia. La compagnia marittima campana, attualmente in amministrazione straordinaria e in attesa di nuovi sviluppi sul proprio futuro. La giornata odierna sarà una delle più calde degli ultimi mesi, visto che è in previsione uno sciopero totale dei collegamenti della stessa azienda, con gli addetti marittimi e i vari amministrativi, che sono pronti a incrociare le braccia per 24 ore consecutive. La protesta in questione è stata organizzata e confermata in maniera decisa e unitaria dalle diverse sigle sindacali CGL, CISL e UIL Trasporti ed ha un chiaro obiettivo da raggiungere. In effetti, l'intera giornata dedicata allo sciopero servirà a contestare il ricorso alla cassa integrazione, di cui devono beneficiare 722 marittimi di Tirrenia. Quindi c'è una presa di posizione unilaterale contro l'avvio della procedura e la ferrea volontà di tutelare nel modo migliore possibile le occupazioni e le condizioni di lavoro. Anche perché, come hanno precisato i sindacati, esistono degli impegni precisi che il governo e il commissario straordinario hanno sottoscritto da tempo. Come si svolgerà questa protesta? I collegamenti per le isole, solitamente garantiti per legge della compagnia, saranno ancora garantiti, ma rispettando sempre le regole che sono alla base del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici. Tra l'altro, questo nuovo inizio di settimana sarà importante anche per il presidio dei dipendenti di Tirrenia presso la sede napoletana. Un corteo che poi verrà a concludersi nella centrale piazza di Plebiscito. Le richieste sono accorate e riguardano il mantenimento effettivo dei collegamenti attuali. Alcune rotte potrebbero essere cancellate con una nuova proprietà, ma soprattutto l'occupazione e i contratti. La privatizzazione rimane comunque l'unica strada percorribile in questo momento, anche alla luce dell'ultima presa di posizione della Commissione europea, la quale ha fornito il proprio parere positivo alla procedura in questione, in conformità con il mercato comune.